Ciao a tutti, ben ritrovati sul canale Wedding di PhotoArt. Oggi ancora un fotoalbum, questa volta in una valigetta. All'interno troviamo l'album raccolto e salvaguardato da una piccola custodia che serve a proteggerlo dai graffi. Perché? Perché l'album che vi presento oggi è un fotoalbum o fotolibro, chiamatelo come volete, con una bella fotografia stampata sulla copertina, con un bel plexiglass che serve per proteggerlo da strisci o da eventuali danneggiamenti, e la pelle che è ribordata tutto intorno. Tra l'altro, come spesso faccio notare ai miei clienti, quelli che mi chiedono: ma come si sceglie un fotoalbum, cosa dobbiamo stare attenti? Racconto sempre e spiego sempre che una delle parti più importanti alle quali prestare attenzione è proprio questa, cioè la cordonatura dei fogli. I fogli devono essere cordonati, perché se sono solo incollati sul bordo, cioè con della colla e messi in pressa, volano via molto presto. Invece questo è un non solo è una garanzia di durata del fotolibro nel tempo, ma è anche proprio un modo di costruire alla regola d'arte. Ovviamente costa un pochettino di più, ma non credo che i 25, i 30 euro spostino qualcosa nell'economia di un matrimonio. Almeno questo è il mio pensiero, anche perché non dimenticate che nel momento in cui vi si staccasse una pagina o volassero via perché sono incollate male, non è come in un album classico dove ristampo la foto e la incollo sopra. In questo caso devo rifare il fotolibro e capite bene che il costo è di ben altro tenore. Un altro pregio di questi album, fotolibri, fotoalbum, chiamiamoli come vogliamo, è il fatto che si possa scegliere se avere una ribordatura, come vedete qui sugli angoli, oppure avere gli angoli vivi. È una scelta che spetta solo a voi. Il mio parere personale è quello che sia un po' arrotondato, perché diciamo dura un po' più nel tempo. Lo spigolo magari sbatte sulla valigetta, inavvertitamente sbatte da qualche altra parte e diventa poi brutto a essere un po' smangiucchiato o deteriorato. Sulla qualità fotografica, beh, credo che qui non ci sia molto da spendere, questo veramente è come posso dire, una garanzia che vi do io e che potreste trovare in qualsiasi altro sito che vi spiega la qualità della carta fotografica. Ce n'è un po' per tutti i prezzi, è un po' come il prosciutto crudo, spiego sempre io ai miei clienti: il prosciutto crudo ce n'è da 10 euro al chilo fino ai 50 se volete prendere quello di Modena, Doc, stagionato o il culatello. E lo stesso vale per la carta fotografica, ce n'è un po' per tutti i gusti, ma se vogliamo quella che ha un bianco perfetto, una pulizia nei transitori, un equilibrio cromatico, che è quello che un fotografo cerca di portare a casa ogni volta quando fotografa, quando fa un servizio. Se poi dobbiamo andare a deteriorare tutto solo perché la qualità di stampa non è all'altezza del nostro servizio, allora siamo punto a capo e abbiamo buttato via tante, tante, tante ore di lavorazione e magari anche tante migliaia di euro di obiettivi fotografici per cercare di riprendere in questa maniera. A livello fotocompositivo, c'è la massima scelta, la massima varietà di fotocomposizioni. A qualcuno piace più geometrico, a qualcuno più con le dissolvenze incrociate, col sottofondo, con le sfumature, come per esempio possiamo vedere in questo caso. È sempre bello mettere una pagina sepia, una pagina in bianco e nero, perché dà un contrasto e soprattutto spezza un pochettino la parte così narrativa, gli dà movimento, gli dà una varietà che è sempre apprezzata. Il formato, secondo me, è il formato ideale perché sta bene in mano, non pesa troppo, sebbene sia ricchissimo di pagine, perché ci stanno dentro 90-100 foto e se ne possono mettere altre ancora se ne avessimo bisogno. E soprattutto, vi dicevo, è la qualità della fotografia, che sembra veramente una fotografia, perché lo è anche migliore perché esiste un filo sottilissimo di 10 micron, che è una laminazione che viene messa proprio per evitare che appoggiando le dita si possano lasciare i segni del polpastrello, così come avviene invece su una carta fotografica, tanto più se la carta fotografica è una carta fotografica lucida. Ancora così un momento ce lo prendiamo per illustrare come a fianco dell'album principale noi possiamo acquistare insieme, perché ovviamente c'è una promozione sempre attiva in questo senso, la copia degli album da dare ai genitori o ai parenti o ai testimoni, a chi vogliamo. Possono essere 2, 4, 8, il numero che vogliamo.
ed è né più né meno che l'album del matrimonio così come lo avete, così come lo avete visto, ed è pari pari, la stessa impaginazione, lo stesso formato e lo stesso tipo di taglio che avete scelto per l'album principale. Cambia soltanto che cosa? Che non è più carta fotografica, perché effettivamente andremo incontro a due problemi. Il primo è quello di avere un fotolibro di queste dimensioni alto come un panino, perché la carta fotografica, avete visto quanto spazio vi richiede, avendo una grammatura al metro quadro maggiore. L'altro problema sarebbe quello che con la cucitura, anche questi vi faccio notare che sono tutti cordonati, con questo tipo di cucitura un album così piccolo non riusciremo quasi ad aprirlo e andare a vedere la fotografia al centro, e questo è un altro piccolo problema. La copertina è plastificata, cartonata, quindi di tipo rigido. Anche qui mi domandano sempre: ma si può risparmiare qualcosa? Ma certo che si può risparmiare, si prende un album con una copertina diciamo più leggera, ma stiamo parlando di una variazione di 10 euro sulla copia degli album, non cambia molto. Il mio parere, il mio consiglio da esperto è quello, così lasciatevi un po' guidare anche dall'esperienza, perché magari i 20 euro che oggi ci sembrano tanti non solo possono rappresentare un regalo ancora più gradito, ma un investimento nel tempo che è sempre apprezzato dai vostri parenti, dai vostri genitori o dai testimoni che siano. Vi ringrazio per aver seguito anche questo video e vi invito a rimanere sintonizzati sul canale Wedding di Photo Art. Ciao a tutti!